Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro, due a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo fatto incazzare Maero, gli abbiamo rubato anche il carico della nave e tra l'altro l'abbiamo rubato anche la Ultor. Vediamo cosa succede ora. Secondo me, l'assedio Brotherhood. Ah, che belle armette che abbiamo qui, guarda un po'. Mi piace questa cappa. I'm glad you all seem to like the new hardware the Brotherhood decided to hook us up. Già, dovremmo andare a ringraziarli. You know, up until this point, we've been toying with Mero. Kill his bitch here, steal his money there. But I'm through playing. We know where he lives, we have his guns. And I say it's time we take that motherfucker out. What you think? Andiamo! Forza! Andiamo allora! Beh, sto mezzo sorrio. Bravi ragazzi, forza! Venite con me anche se la macchina è da due. Avrei voluto portarmi addirittura qualcun altro, ma magari riusciamo a trovare qualcuno direttamente sulla strada. O comunque già direttamente lì ci sarà il casino più totale. Un po' come... Ah, aspetta, non mi ricordo qual era la fazione, ma era successa una missione simile anche in Centro 1. Credo fossero i Carnales, però quanto odio passare da sta stradina. O forse erano i King, adesso non ricordo. Che c'era la missione in cui... Le macchine girano sempre quando fai le missioni. C'era la missione in cui tutti i Saints erano sopra il camion, te li porti con te e loro poi scendono. Ah, eccoci, facciamo un po' casino. Eccoli, eccoli che arrivano già i Brotherhood. Beh, mi dispiace, ma non sono qui per perdere tempo coi pesci piccoli. Siamo qui direttamente per andare alla fonte. Uccidi i luogotenenti. Questa è una missione che dobbiamo compiere da soli. Siamo qui per fare fuori Maero, d'altronde, no? Questo però lo voglio buttare in mare, ti giuro. Vieni qui. Alla prima di tutto, facciamo fuori un paio di sti stronzoni. Ma ci sono dei miei sensi che sono venuti in moto. Abbiamo già imparato che buttare gente in mare non serve a nulla, però... non mi fermerete dal farlo. Allora, fermi tutti. Tu stai lì buono, mi raccomando. Fermo lì. Preso in pieno. Ce n'è un altro anche là in fondo. Vediamo. Credo che l'abbiamo mancato. Credo che l'abbiamo mancato, ma non è un problema. Ecco fatto. Niente più stronzi che cercano di fare i figli. Attenzione con queste moto, ragazzi. Tutti con me, forza. Fate attenzione, mi raccomando. Come faccio a prendere quello qua sopra? Bella domanda. Allora, intanto iniziamo un attimo facendo il giro. Ah, eccolo là, fermo. Fermo che lo vede. Pazzo bastardo. Ti ricambio il favore. La polizia, fate attenzione. Ecco, appunto. Sto dicendo, fate attenzione a non dargli fastidio. Che poi ci inseguono. Ecco, quello lì è caduto di sotto. Spero che tu abbia un lanciarazzi. Mi sarebbe piaciuto che si sparasse da solo alla fine. Oh, calmi tutti. Siamo qui, d'altronde, per farvi fuori tutti. Chi ha fatto saltare cosa? Ecco fatto. Dove ti nascondi dietro? Il cazzo di... Come l'hanno investiti tutti e tre in un colpo su me? Mi ero già risposto nella mia affermazione. Ho detto come li hanno investiti. Appunto. Dove sono? Ah, sono qua, eccoli. Dicevo, dove sono finiti gli altri? Ecco fatto, forza. Mi fido di voi, mi raccomando. Non fatemi pentire delle mie decisioni. Hai 30 secondi. Allora andate a cagare voi che morite, dai. Va bene tutto, ma non ho tempo per stare dietro anche ai vostri bisogni, ragazzi. Su. Ecco fatto. Dove vi nascondete, maledetti? Dovresti fare più attenzione quando il nemico è nelle vicinanze, sai? Ecco fatto. Ci avete provato. Ci avete provato a investirmi. Eccoli l'ultimo. L'ultimo lo prendiamo a pistolettate. Ecco fatto. Maero, dove sei? È nel magazzino. Trova il modo per entrare.
Il magazzino, direi che basta entrare da questa parte, no? Forse salendo di qua? Sì, salendo esattamente di qua. Ah, Maero, proverò molta soddisfazione a venirti ad uccidere, sappilo. Anche se, te lo devo dire, sei stato forse fra tutti il boss, quello un po' più carismatico alla fine. D'altronde, Shogo non era niente più che un ragazzino. Io come passo se voi occupate tutto lo spazio, ragazzi? Mi dovete far passare. Ecco fatto. So che usare le pistole non ha un granché di senso effettivamente, però sai la soddisfazione. Guarda come erano però ben organizzati. Certo, il loro covo faceva un po' schifo, però ben organizzati anche loro. Maero, eccoci. Dove sei? Ancora più in alto, ma che palle. Ah, forse era qui, fermo. È questo il piano? Tu con me, ragazzino. Io però mi chiedo effettivamente, wow, cioè quanta gente che muore per le guerre di gang. Muoiono veramente tante persone. Ancora più in alto. E la madonna, proprio sul tetto andiamo oggi. Come faccio a salire? Certo, abbiamo dei mitra con le... pure... madonna mia. Pure le piantagioni avevano qui. Chissà se gli do fuoco tipo con lanciafiamme se succede qualcosa. Ne dubito, però. Ma, scusami, tu avevi un... ah, ok, no, è un cappello giallo. Pensavo che aveva il casco quello dei lavori, quello giallo tipo per gli antinfortuni. Aiuto. Tu sei stato furbo, te lo devo dire. Tu sei stato abbastanza furbo da nasconderti nel posto migliore. Nel mio punto c'è. Fermo. Vieni con me tu. Ecco fatto. Non ti voglio usare come scudo umano. No, no, voglio solo lanciarti di sotto. Solo soddisfazione. Ah! 2 stelle. Peccato, speravo in 3 stelle d'oro io. Ecco fatto, un po' di soddisfazione nell'usare 2 mitra. Allora, con calma che ce n'è uno anche qua. No, sì, nascosto. Nascosto proprio nell'unico punto dove non riesco a prenderlo. Ecco fatto. Mi dispiace, non esistono muri invisibili che possano salvarti. Eccolo, mi sa che siamo arrivati. Ah, io con il mitra. E lui col minigun. Ok, Maero. Questo è lo scontro finale fra me e te. Occhio alla visuale. Se mi continuo a muovere, credo che... diventerà abbastanza difficile per lui prendermi. Però ho bisogno... di un'arma abbastanza veloce, ok. Maero! Oh, non ho più granate, dannazione! Ecco fatto, mi dispiace. Speravo di colpirlo solo a granate io. Ops, qualcuno ha finito le munizioni, vedo. E ti pareva che finiva cazzotti sta missione, eh? The shooting stop. You think it's over? Aia, che male.
like a bitch when we trust him up. How about you, bitch? You gonna scream? Mi dispiace, ma io non urlo. Io uccido direttamente. E ti pareva che non arrivava lui. Non ti ho insegnato nulla l'altra volta? Che ti ho bruciato una cazzo di braccio? Una cazzo di braccio? Un cazzo di braccio? Aia, che male. E credo sia morto. Maledetto Donnie. Sei riuscito a fare casino un'altra volta. Maledetto ragazzino. $25,000. Quartiere il Stockton, $500. E mancano solo due quartieri. E abbiamo sbloccato il minigun. Il minigun è una gran bella arma. Il punto è, il minigun va negli speciali o nei fucili? Lo andiamo a scoprire subito. Per fortuna c'è un negozio di munizioni proprio qua vicino. Get your ass to the Altor Dome. This ends now. Arrivo subito, Maero. Faccio un po' di rifornimento munizioni e arrivo, Maero. Ti vengo a fare il culo. Vediamo, fucili, mitra, fucili, eccolo qua. No, finisce negli speciali. Peccato. Ah no, non è vero. Che culo, sì, è negli speciali, ma mi tiene lo slot del mitra. Perfetto, perfetto. Cazzo, adesso vengo a spaccarti la faccia, Maero, sappilo. Madonna mia, abbiamo la squadra definitiva di armi. Sarebbe bello avere anche i mitra infiniti, quello è vero. Però, cazzo, avere le munizioni del mitra infinite vuol dire farsi tutte le missioni da Hitman, e le missioni da Hitman durano un sacco. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. E probabilmente sarà l'ultimo dei Brotherhood. Ciao a tutti!